Ho votato un disegno di legge molto molto importante. Quando ci si assume e si rafforzano gli uffici del Consiglio regionale e della Giunta è un segnale importante. Dall'altra parte c'è stata critica, come sempre, di qualche consigliere dell'opposizione, ma eravamo tutti compatti per uscire con un provvedimento del genere, anche perché non incide, almeno per quest'anno, sul bilancio regionale. E poi è importante anche guardando le opere del PNRR. Oggi abbiamo dato una svolta importante, che sia stato fatto in pochissimo tempo, questo è un segnale positivo, non negativo, come è stato evidenziato dall'Aula. Non capiamo le esigenze in un momento storico così difficile, dove bisogna affrontare i problemi della gente che fa, diciamo, i conti con delle bollette salatissime, con un problema sociale ed economico, quale sia l'esigenza e l'urgenza di questa giunta a mettere in atto un provvedimento che mira esclusivamente ad arrogare maggiori poteri a De Luca, alla giunta, per fare assunzioni, per mettere su altri uffici a corredo della giunta. Un provvedimento che serve soltanto a garantire dei posti riservati a persone che ha scelto liberamente lui per trasformarli in dipendenti a tempo indeterminato della regione. E per far questo non soltanto ha preteso di mettere in campo una norma, ma addirittura questa norma viene approvata dalla maggioranza del Consiglio regionale con un procedimento alla Speedy Gonzales, saltando la fila di centinaia di leggi che servono davvero ai campani.